Buonasera e bentrovato a tutti i nostri amici telespettatori. Un nuovo venerdì, un nuovo appuntamento con la storia, con i suoi aneddoti, con le sue indiscrezioni. E noi da questa parte, con il nostro osservatorio privilegiato, con la nostra lente di ingrandimento. Buonasera, l'ingegnere Flavio Russo, bentrovato. Buonasera a tutti. Pronti ad iniziare una nuova vincente puntata, e lo sapremo a breve anche perché il titolo di questa sera è un titolo fortunato, ingegnere. È un titolo particolare che sicuramente introdurrà ognuno di noi in un mondo al limite tra la immaginazione, tra il racconto, il mito, la leggenda e la storia. Parleremo infatti questa sera, nella terza puntata della terza stagione della nostra rubrica Dentro la storia, edita da TV City. Parleremo addirittura di un personaggio che è stato storico e che ha ispirato le vicende del romanzo di Bram Stoker e anche le vicende cinematografiche di diversi registi. Stiamo parlando del conte secondo il romanzo, ma è il principe Vlad, di un impalatore devoto. Ingegnere, chi è l'impalatore? Dove parte questa storia e perché è devoto? Però vorrei ringraziare i nostri amici telespettatori prima di darle la parola, perché sono frequenti e numerosissimi come ogni settimana, e vi voglio ricordare che se la nostra rubrica vi piace, se vi piace far parte della nostra grande famiglia del venerdì, basta mettere un like al nostro canale. Dunque, dal punto di vista storico stiamo parlando di un personaggio che è noto come Vlad III Di Valacchia. di Valacchia. In Valacchia, all'epoca di Vlad III, succede esattamente quello che sta succedendo oggi con l'avanzata dei russi Sull'Ucraina. sull'Ucraina. Al posto dei russi però ci stanno gli ottomani e al posto degli ucraini ci sta la Valacchia. Mutatis mutandis. Sì, ma la storia Si sostanzialmente si ripete ripete per quel come... processo Io lo dico di una sempre, se ciclusi. noi giochiamo a testa e croce, dopo tre tiri si ripeterà o testa o croce, non c'è alternativa. Mister Cesare, tertium non datur. Non datur. Bene. Ovviamente un'avanzata del genere, cosa che sta succedendo pure in Ucraina, non trova tutti i consenzienti. Dà origine a una resistenza più o meno attiva, più o meno armata. Abbiamo visto per esempio nei casi dell'Armata Rossa che cosa gli è successo in Afghanistan. Ha Fatto una brutta fine, fatto ingegnere. una bruttissima fine, l'ha fatta prima lei, poi l'hanno fatto gli Io? americani. No, lei, Ah, l'Armata Rossa, lei l'ha fatta. Salvatore, lei da qua non c'è mai No, mossa. voglio dire. Vabbè. Quindi, in Valacchia c'era non un conte, un principe con un nome locale, per quel grado era Voivoda, ed era l'equivalente del nostro principe. È la fantasia dello scrittore No, quello è un'altra che cosa. lo trasforma in conte. Sì, perché questo poi ha diciamo, una fonte di ispirazione, è un libello che compare intorno alla metà del Cinquecento, in cui prendendo spunto da questo personaggio viene tratteggiata una figura che è quasi al confine con un personaggio demoniaco. Questo libello, Il conte Dracula. Ancora no, ancora Dracula no. Vlad III. Terzo. Ok. Dopo questo libello sarà riprodotto, ristampato, ristampato ancora, e queste ristampe vanno avanti fino al 1600, Quindi oltre un secolo. oltre un secolo, perché la cosa in un certo senso creava interesse. Ma veniamo ai casi nostri, dalla prima immagine della regia. Prego, regia. Dunque, questa è la situazione nel 1451 della parte orientale del bacino del Mediterraneo. Vedete, in verde scuro ci sta l'impero ottomano, in verde chiaro ci stanno degli staterelli satelliti che l'impero ottomano considera suoi. Un po' come proprio È la identico, stessa guarda, è la stessa situazione. situazione, quasi agli stessi posti.
Però gli abitanti e soprattutto i governanti di quegli staterelli non sono affatto disponibili a farsi inglobare e soprattutto a pagare dei tributi all'impero ottomano. All'impero ottomano. Questo è nel 1451. Due anni dopo, 1453. Vent'anni prima della caduta dell'impero romano. Lì. No, due anni. Due anni. Immagine successiva. 1453, questa è una ricostruzione pittorica dello sfondamento in breccia delle mura di Costantinopoli ad opera dei turchi di Maometto II. Cosa successe della popolazione? Meglio sorvolare. Era una città di 300.000 abitanti, pochi giorni dopo non c'era più nessuno. Quasi le dimensioni di Salerno, 300.000 abitanti. Oggi. Pochi anni dopo, per l'esattezza, da lì inizia un'espansione violentissima dell'impero ottomano. Vediamo 100 anni dopo come è diventato. Quindi 1500. 1566. L'impero ottomano ormai è arrivato da una parte nel Corno d'Africa, dall'altra a Gibilterra. In Europa sta quasi ai confini con l'Austria. È una situazione pesante. Pesante soprattutto per l'Europa. I famosi staterelli stanno sempre lì e sono sempre più violentemente antitetici all'impero ottomano. In particolare ci sono due nuclei di forte resistenza. Uno è nella zona della Transilvania, la Valacchia. Un altro è nella zona invece dell'Albania. Questi due nuclei sono praticamente in qualche modo pilotati e controllati e stimolati da due personaggi storici. Uno Vlad. È Vlad III. Terzo, e siamo in Transilvania, in Valacchia. Un altro invece è Giorgio Castriota Skanderbeg e siamo in Albania. Avanti. Prego, regia. Ecco qui, questa è una statua equestre di Castriota Skanderbeg. Questi due personaggi che cosa hanno in comune? Che nei loro paesi sono considerati eroi nazionali, difensori della cristianità. Cioè noi stiamo a pensare a Vlad come una figura demoniaca, ma in realtà era un capo militare. Un capo guerrigliero, un capo è preferibile, che combatteva sotto l'egida e con tanto di benedizione papale. Castriota Skanderbeg, che è più anziano di lui di una ventina d'anni, ma sostanzialmente sono coevi, ha torno in Albania, avanti, e non solo in Albania, qui per esempio siamo a Roma, a Piazza Albania, e questa è la statua di Giorgio Castriota Skanderbeg. La statua è questa, difensore della cristianità. E ci stanno decine di altre statue monumenti. A lui dedicato. Sì, avanti. Questo è il suo emblema, che attualmente è la bandiera albanese. L'aquila con due teste, sì. No? L'aquila bicipite. Avanti. Qua invece siamo in Romania e queste sono due statue. Sempre a Giorgio Castriota. No, a Vlad. A Vlad. Perché è l'eroe nazionale. Cioè, questo personaggio è visto nelle loro terre. Beh, questo è il punto. Nella loro terra è visto come eroe nazionale, come quell'altro. Perché non solo ha combattuto i turchi, ma ha avuto il coraggio di infliggergli pure delle perdite terribili. Cospicue. Cospicue e in un certo senso li terrorizzava. Questo poi è un aspetto psicologico. Che va evidenziato. Sì, sì, perché in quella situazione il terrorismo veniva adoperato da tutte e due le parti. Avanti. Vedete? Qua invece
Siamo a una località che si chiama Sigur, poi i nomi slavi non sono il mio forte, è un monastero ortodosso che sta su un isolotto all'interno di un lago. Secondo la tradizione, qui è la tomba di Vlad III. Avanti. Qualcuno la tomba di... la trasferisce nelle nostre zone? Sì, una cosa per volta. Una cosa per volta. Guardate, per essere un personaggio demoniaco, sta in una tomba che è costellata di santi, madonne, crocifissi. Se la regia ce l'ha, e la tradizione zuma. Questa è la tomba. Questa è la tomba ufficiosamente ritenuta la sua tomba. Vedete? Con tutte le insegne. Con tutte le insegne, le croci. Cioè, se qui ci fosse sepolto un personaggio come il Dracula cinematografico, s'alzerebbe fuori da lì istantaneamente. Guardate tanto di croci. Non... Ma l'uomo non era quello. Era anche lui un grande difensore della cristianità. Il problema è che in questa parola difensore... E allora dove nasce? E dove nasce? L'inghippo storico, tanto per fare un o esempio, la confusione storica? Putin sta dicendo che difende le popolazioni di lingua russa. Cioè, in questo mondo c'è sempre qualcuno che difende qualcosa. E lì cominciano i dolori. Abbiamo visto, c'è una domanda, ingegnere, le diamo soddisfazione al nostro amico, alla nostra amica MM, buonasera, ho visto un UFO, presumo. No. Presumo che tu fossi... Se Odessa è presente in quel periodo, Odessa. Odessa ci sta da parecchio tempo, infatti non c'è. Non vedo il nesso però. Vabbè, ce lo chiarirà con un prossimo messaggio, prego ingegnere. Dunque, stavamo dicendo che ci sta questa situazione dei difensori della cristianità. Difensori che a un certo punto, sotto il Papa Pio II, hanno addirittura l'incarico di indire un'altra crociata contro gli ottomani e acquisiscono circa 40.000 ducati per avviare l'arruolamento di forze armate. Avanti. Ora, eccolo qua. Il nostro personaggio è questa immagine qua, però questa immagine qua, Vlad Tepes, nasce nel 1431 e muore nel 1476-77, non si è nemmeno certi sulla data e nemmeno che sia morto in quella data. Questa immagine è del 1500. Ma questa è quella classica? È quella che viene ritenuta la meno improbabile. C'ha una sorta di distintivo che è questa stella che porta sul cappello. Sì, una stella, un diadema, con un diadema centrale. No, con un rubino centrale. Ed è un po' il segno distintivo. Perché la stella? Perché... A quante punte? 1, 2, 3, 4? No, ma le punte contano poco. Questa stella dovrebbe significare, o perlomeno lui la scelse, perché la sua ascesa al trono, quindi uno dei suoi tre momenti di regno, coincise col passaggio della cometa di Halley e quindi adottò questa stella come emblema. Però ci sta all'interno della stella il rubino che rappresenta la regalità anche. Sì, il potere. Il potere, la regalità. Questo però a chi perché crede nella cultura o... nelle pietre e sono simboli, ma vabbè. Pigliamoli col beneficio dell'inventario. In greco symbolon è proprio quella, è appunto collegamento ideologico. E questo è avanti. E questa è l'immagine. Ma questa immagine noi la troviamo, guardate in alto a sinistra, vedete? Se la regia ce sì, c'è lo stesso Vlad. Dunque, questo è il supplizio di Sant'Andrea. Infatti è Sant'Andrea. Sì, la croce di Sant'Andrea. C'è Vlad a sinistra che sta raffigurato nella veste di un proconsole romano che assiste a questo supplizio. Ma ci troviamo col tempo? No, col tempo no. E quindi questa è un'immagine fantastica, pittorica. Avanti.
E qua teniamo lo stesso, se andiamo a zoomare sul personaggio a sinistra, esatto, questo. Eccolo qui, siamo è sempre lui. È sempre lui, però stavolta c'è la crocifissione, la parte di Ponzio Pilato. Com'è possibile? È possibile che gli artisti che dipingevano questi quadri utilizzavano il volto di questo personaggio, che peraltro, torno a ripeterlo, era un personaggio ben visto dalle gerarchie cristiane, cattolico-romane. E quale sarebbe il senso allora? Il senso è quello lì che viene in un certo senso nobilitato facendogli prendere parte a queste ricostruzioni altamente religiose. Però sempre in un ambito, possiamo dire, avverso alla religione da lui difesa. Avverso fino a un certo punto, perché affidargli la parte, per esempio, di Ponzio Pilato non è un fatto avverso in assoluto. Questo personaggio sta presente al momento. Al momento, anche perché Ponzio Pilato non riscosse mai veramente la riprovazione assoluta. Ci stanno alcune leggende che dicono addirittura poi si trasferì in Gran Bretagna, eccetera, eccetera, eccetera. Sciocchezza, quella era. Prefetto romano. E quindi avanti, compare in queste, ecco. Questo è il castello. Questo è il castello. Ingegnere, perché poi si passa da Vlad a Dracula? E mo la arriviamo. Questo castello però, che è così suggestivo e per certi versi pure tetro, gli viene attribuito, ma non è il suo castello, è quello che gli viene attribuito per il turismo. In effetti c'è un'aria sinistra. Qual era il suo castello propriamente detto? Avanti. Era un castello. Eccolo qua. Questo sembra, è una. Sembra una un pazzo sua. Qua, Gini. Vabbè, ma questo no, di sembrare occhi, un pazzo. Sembra con gli sale. Occhi da fuoco. Vabbè, c'ha gli occhi grandi, che dobbiamo fare? Forse era un po' tiroideo. Può darsi. Normale proprio non era, per varie ragioni. Comunque, il castello di Dracula o del Voivoda, ma secondo me abbiamo saltato un fotogramma. Dopo quel castello che abbiamo visto, ci dovrebbe essere un altro castello. Prego, regia. Nel frattempo, se c'è qualche domanda, la passiamo. No. Prego, ingegnere. Niente. Attendiamo di vedere il castello di Vlad. Questo? No, questa no. È una chiesa, Salvatore. Vedevo le punte. Vedi le punte, ma... Andiamo avanti. Niente. Vabbè. E comunque il castello di Vlad non è quello, né un altro. E tornando... Eccolo qua, il castello di Vlad. Che è completamente diverso. Sì. È più spartano. E più anche... militare. Questa è una tipica architettura di transizione. Siamo praticamente tra la metà e la fine del 400. Ma ora è disabitato, è un rudere. E che volevi che abitava lì? No, voglio dire, è un rudere. È un rudere, evidente, è del 1440, giù di lì. È crollato tutto. Ma sono l'architettura militare di transizione, vedi, c'è muri massicci, torrioni grandi. Però a quest'epoca è una forma di fortificazione che già non serve più a niente. Perché ormai c'è l'artiglieria. Quindi è più una curiosità architettonica che una vera sede. Avanti. L'immagine... Ferro e fuoco, ferri iniqui. Più fuoco che ferro. A partire dal 1450-57, la guerriglia che scatena... L'avanzata? Il nostro Vlad contro i turchi è terribile. Qua per esempio vediamo una scena di un attacco notturno con le torce. Le forze che hanno le torce sono i suoi. L'accampamento che attaccano è un accampamento turco. Turco-ottomano. 15.000 turchi uccisi. Quella notte. Questo per dare una dimensione operativa del personaggio. Dell'efferatezza del personaggio. No, ancora non ci siamo all'efferatezza. Ora, avanti. E qui
in quest'altra chiesa c'è un'altra raffigurazione di Verdi. Questa è una chiesa che sta a Vienna, gotica. Immagine successiva. Bellissima, però. Eccolo qua. Sempre lui. Sempre lui. Che è... Con un diadema diverso, però. Sì, ma sempre con un bambino in mezzo. Cioè, il personaggio ha una sua iconografia iconica, inconfondibile. Qui pure assiste a qualche evento sacro e viene raffigurato, vedi, c'ha il diadema con... Secondo me è un po' tiroidea, ingegnere. Salvatore, io la perizia medica non ce l'ho, prendo per buono quella tua. Avanti. E comunque comincia a manifestare dei segnali assolutamente inquietanti. A un certo punto il sultano di Costantinopoli o di Istanbul, se preferisci, gli manda degli ambasciatori per sollecitare... La pace? No, quale pace d'Egitto? Il pagamento dei tributi. Erano stati vassalli e quindi dovevano pagare circa 10.000 ducati, scudi ogni anno. In oro? Certo. In più 500 uomini da arruolare nell'esercito del turco ottomano. Allora, il nostro Vlad a questo punto fa una cosa interessante. Vede questi ambasciatori che, essendo turchi, hanno il turbante in testa, no? E gli dice: oh, voi vi presentate al mio cospetto col turbante e non ve lo levate. Adesso farò in modo che non ve lo possiate togliere più. E gli fa inchiodare il turbante in testa. Ovviamente li uccide, ingegnere. Ovviamente sì. E ovviamente non paga nemmeno il tributo. Però qui si comincia a manifestare l'efferatezza del personaggio. Hai capito? Senza tante cerimonie. Avanti. Forse soffriva di schizofrenia. No, era lucido, Salvatore. Dopo questo episodio il sultano pensa bene, visto che non vuole ragionare con gli ambasciatori, ragionerà con un esercito che gli manda contro. L'esercito viene sbaragliato. Impalato. Sì. Ora qui bisogna fare un distinguo. Secondo la tradizione lui provava talmente piacere a queste esecuzioni di massa che faceva apparecchiare la sua tavola dove pranzava in mezzo a questa foresta di impalati. Ora, noi utilizziamo il termine impalato pure in questo caso, ma in realtà sono trafitti, che è un po' diverso. Perché in genere qual è la differenza? Senti, se a me prendo una lancia che mi attraversa da qui, ed esce alle spalle. Ah beh, è trafitto. Sono trafitto. È la classica trafittura. È la trafittura, sì. Ma non è l'impalamento. L'impalamento è da... Esatto. Va bene. Ci arriviamo. Ce ne avevo un'idea. Avanti. L'idea dell'impalamento, ma soprattutto della trafittura, è antichissima. Queste sono truppe assire che stanno... tra virgolette, impalando dei prigionieri ebrei dopo l'assedio di Gerusalemme, la conquista. Nel 70 dopo Cristo. Sì, quelli erano romani però, Salvatore. E questi sono assiri. Che usano questo barbaro... Siamo all'epoca di Nabucodonosor, un pochino prima, no? Quello che Verdi celebra, va a pensiero sull'ali, sì, 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 eccetera, eccetera, eccetera. E quindi vengono... uccisi in questo modo. Ma torniamo sempre all'osservazione precedente. Questa è una modalità di trafittura. Da notare che la morte per questo genere di supplizio è lenta, è molto lentamente. Avanti. Peggio della crocifissione. Ecco, vedi, qui è più dettagliato. Sempre tavoletta assira, sempre un basso rilievo assiro, no? Ora, se quando viene conficcato il palo
vengono lesi organi vitali, la morte è istantanea, ma se vengono evitati gli organi vitali, non c'è la morte. Mamma mia, ingegnere. Ora, ma che significa? Ci scrive Vincenzo Forte, ciao Vincenzo, famoso anche l'episodio della abolizione della povertà. Io mi ricordo Di Maio che aveva abolito la povertà, ma non vedo con Vlad Tepes. Il banchetto forse che metteva. Non mi pare, perché si affacciò solo a un balcone. Se altro. Ci chiarisce l'amico Vincenzo, se ci chiarisce il concetto, magari ci fa un'altra domanda, potremmo anche collocare il pensiero che ha fatto. Prego, ingegnere. Dunque, l'immagine successiva. Sì, prego, regia. Qui siamo in presenza di un'impalatura propriamente detta, tranne che per un dettaglio. Le tuniche che hanno addosso sono messe... Ma mica sono veri, ingegnere. No, che sono veri. Vabbè, ingegnere, hai detto un'impalatura propriamente. Lei ha una mentalità. C'è una mentalità. Sadico. Stiamo in questa condizione. Dunque, se noi adesso ingrandiamo uno di questi cadaveri, vediamo che ha le caviglie legate. Regia, si può ingrandire uno dei cadaveri? Poco, l'immagine è piccola. Vabbè, quanto basta. QB. Ecco qua. Perché hanno le caviglie legate, secondo lei? Regia, per evitare che si spezzi. Ma no, che si spezzi? Per evitare che scendano lungo il palo. Ora, in questo caso... che era poi il caso più frequente. Ma gli esce dalla testa, ingegnere? Gli esce in questo caso dalle spalle, però quando è fatto bene esce più su. Ora, quello che era notevole, provi a immaginare un esercito turco che avanzando trova una foresta di 20.000 impalati. E il comandante dell'esercito turco, in segno di rispetto, viene impalato con un palo più lungo, così sovrasta tutti gli altri. Cioè, siamo di fronte... alla follia umana. Sì, ma finalizzata a terrorizzare, perché col cavolo i turchi sono andati avanti dopo. Si sono fermati. Ma ti credo. No, non so se hai idea che significa esattamente. Vediamo meglio sta cosa dell'impalamento. Avanti. Prego. Ecco. Vabbè, ingegnere, cioè, perché una donna? Perché Vlad trovò pure il sistema di impalare pure le donne incinte. Questa è la modalità tecnicamente corretta dell'impalamento. Vedi che il palo esce dalla bocca. Dov'è la differenza col precedente? Che non portavano quel camice, perché molte volte venivano pure spalmati di miele, così gli insetti gli rendevano più allegra l'agonia. Ingegnere, un folle. Avanti. Ma qui perché ebbe questa degenerazione di follia? Dunque, perché la ebbe? Perché... nel 1444 doveva avere un 13 anni. Viene mandato insieme al fratello come ostaggio a Costantinopoli, il che gli consente non solo di studiare seriamente con docenti, con docenti di fama, ma di apprendere. Ci scrive l'amica Laura Rossi, ciao Laura, buonasera, impalatura peggiore della crocifissione, davvero crudeltà infinita. Siamo destinati, regia se me la rimetti gentilmente, siamo destinati alla morte tutti, ma alle sofferenze no. Grazie ma... Laura. Caso gravissimo da inviare allo psichiatra in TSO. Grazie, grazie a te Laura. Il punto è che il nostro uomo andava cercando proprio questo effetto. Effetto terrore? Effetto terrore. Era un deterrente.
È un deterrente non da poco. E dato che poi ci aveva preso la mano, per lui il supplizio fondamentale era quello dell'impalatura. Anche se uno rubava, la condanna era quella. C'era addirittura una leggenda che diceva che lasciò una coppa d'oro al centro di una piazza di una sua città. Per vedere chi la... E non la toccò nessuno. Un altro esempio. Un mercante teneva una cassetta con un centinaio dentro, un paio di centinaia di monete d'oro, gliene rubarono una decina. Si rivolse a Vlad, il quale molto semplicemente disse: o escono fuori queste monete o io distruggo la città. Uscirono le monete? Subito. Se non che prima da restituirla al mercante ce ne aggiunse una. Lui? Sì. Il mercante contò le monete, ce n'era una in più, andò da lui, la restituì, e lui gli disse: se non me la restituì, finivi impalato pure tu insieme al ladro. Il personaggio, visto da una determinata parte della storiografia, era visto come un sovrano giusto, una specie di Salomone. Salomone? Ho capito. Salomone disse: Salomone era quello che disse dividiamo il bambino. Ma non disse. Cioè. E questo invece aveva un altro sistema. Abbiamo una domanda, sempre Vincenzo Forte. Mi riferivo alla leggenda, grazie Vincenzo, che racconta dell'uccisione di tutti i poveri di una città dopo averli fatti banchettare allegramente per salvarli dalla miseria. Grazie Vincenzo. Guardate che di leggende su questo personaggio ce ne stanno a morire, perché ufficialmente prima ho parlato di un libello. Il libello citava 19 leggende. Via via che passava il tempo, queste leggende aumentavano. Abbiamo un'altra domanda, mi dicono dalla regia. Edo da Novara, buonasera Edo, immancabile. Buonasera. Una curiosità per l'ingegnere Flavio. Ci può consigliare una trasposizione cinematografica che racconti piuttosto fedelmente la vera storia del conte Vlad di Transilvania? Dunque, cominciamo col dire che Vlad di Transilvania non era conte. Era principe. Ma principe. Secondo, tutte le produzioni cinematografiche erano interessate alla figura del conte Dracula come individuo non morto e non vivo. Il Nosferatum. Sì, praticamente una sorta di zombie. E ovviamente del personaggio storico non ne fanno quasi mai menzione, anche perché il personaggio storico poi sarebbe pure difficile da rappresentare cinematograficamente. Cioè, ve li immaginate tutti questi impalati a livello cinematografico? Ingegnere, come si passa da Vlad a Dracula? Si passa con un romanzo che praticamente, attingendo a queste leggende tutte quante, come ha detto il nostro telespettatore truculente, suggeriscono che questo personaggio... Ma Dracula è una radice... Dracula è semplicissimo, l'etimologia è composta da due termini. Drac, che significa demonio. Ul, che sangue. Significa il. Il demonio. Il demonio. Però Dracul è l'ordine cavalleresco fondato agli inizi del 1400 per combattere i turchi. È un ordine cavalleresco al quale appartiene pure il re di Napoli. Cioè, per questo si dice che... Per questo si dicono tante cose. Cioè, e ora ci arriviamo. Quindi questo ordine cavalleresco, Dracul, quando diventa questo nome un patronimico, diventa Dracula, cioè figlio di Dracul. Ora, avanti. Prego, regia. Questo è come viene eseguita l'impalatura. Penso che sia abbastanza chiaro. Quelli che invece stanno sullo sfondo non li vedo. Li vedevo prima, eccoli là. Sì. Sono trafitti, ma non impalati. Cioè, una distinzione in termini. Ora, sembra una cosa a noi molto lontana, no? Ed estranea dalla nostra cultura. Avanti. Qui invece siamo in Piemonte, nel 1655. Piemonte? Piemonte.
vedi l'abbigliamento de... Ma è una donna, ingegnere? È una donna, ci riesco pure io a capirlo che è una donna. Ma forse un processo di stregoneria? No, è la religione valdese. È la chiesa delle... valdese? Sì, è una delle tante crociate antivaldesi. Di quella donna sappiamo nome, cognome, età, tutto quanto. E comunque nel 1655 in Piemonte abbiamo dei casi di impalatura. Eccola qui. Chiaramente l'impalatura delle donne poteva avere due varianti. Non entro nel merito. No, ingegnere, non l'ho capita. Non fa niente. No, cioè, vogliate, no? Capire. Io non l'ho capito. Conoscendo come la penso. No, miei... voglio capire. Non l'ho capito. No, non l'ho capito la variabile, la variante. Va bene. Ingegnere, quale variante? Io, secondo te, adesso che faccio? Entro a una lezione di anatomia comparata. Quale variante? Non lo so, perché fate sempre queste cose? Forse stasera non sarò io lucido. Mortem ci scrive. Buonasera. Martem. Ah, Martem, chiedo scusa. Sono proprio partito questa sera. Sono chiedo venia, sono io fuori. Martem, ciao Martem, il professore che parla di Schönberg. Schönberg. Fantastico, grazie Martem. Avevo letto Mortem. Visto suggestionare, no, torniamo alla variabile delle donne. La variabile delle donne, le donne diversamente dai maschi hanno due orifizi, non ti risulta? Sì, no, no, adesso ho capito. Stavo come... No, vabbè, addio mia bella Napoli, no, ti rivedrò. Va bene, è chiaro. Mo. Fate sempre queste cose a blef, no, però. Scusa, no, sei tu, no, che mi costringi. Avanti, avanti, prossima. Ci avviamo alla parte. Ma questo è... Questo è Napoli. È Napoli, Santa Maria la Nova. Santa Maria la Nova, il sepolcro di Perillo, non Perillo, Perillo. Se la regia gentilmente zooma, questo è un sepolcro che si trova in Santa Maria la Nova. Vedi, ci sta in basso uno scudo araldico. Lo vedi? Sì. È lo scudo araldico con l'insegna di Perillo, che è una specie di V sotto sopra con tre stelle. Ma si può ingrandire dalla regina? Non lo so se lo può ingrandire. Ma quello che è più strano di questo è che molti scudi araldici sopra hanno l'elmo, a secondo del grado, conte, marchese. Là sopra cosa c'è? C'è un elmo, però quest'elmo è sormontato da un drago. Eccolo là, il drago. Allora. Una lettura, diciamo, anche abbastanza superficiale, nota la differenza dimensionale tra l'elmo col drago, anzi il drago, che è enorme rispetto all'arma, che è piccolissima. Che è piccolissima. Cosa potrebbe... C'è una sproporzione. Notevole. Potrebbe significare che il drago, che costituisce uno dei due elementi di questo emblema, sia predominante sul primo. Cioè, che se immaginiamo, nel caso per esempio di una coppia, lo stemma del marito e lo stemma della moglie. Quindi una sovrapposizione di emblemi. Quando si aveva un'unione matrimoniale, i due stemmi si fondevano in qualche modo, dando origine a uno stemma diviso per quarti, per metà. Però in questo caso ci sta questo emblema, questo drago enorme. Allora, qui la storia piglia un'altra piega. Per non dire piaga. Come cioè... va? Siamo... Secondo la tradizione ufficiale, abbiamo visto pure la probabile tomba, Vlad Tepes, che significa Vlad, l'impalatore in rumeno, terzo, muore tra il 76 e il 77. Ma di questo non si ha nessuna certezza. Perché? Sempre secondo la tradizione,
Ci scrive Fortunato. Buonasera Fortunato, a te ne avremmo fortuna, ne avremmo bisogno. Questa puntata nasconde delle insidie alla purezza di analogica. Sì. Guardate, no. Ma un angelo. Ingegnere, guardate, ma perché io stavo scrivendo, ero distratto, prego. Certo. È tipico degli angeli scrivere. Ingegnere. Allora, stavo dicendo che la certezza della morte non si ha anche per un motivo, perché una volta che è morto, secondo la tradizione, gli tagliarono la testa, presero la testa e la spada e la mandarono a Costantinopoli per dare la certezza al sultano che l'avevano levato da mezzo. Ma anche... se è la testa di Vlad? Mio caro, io non c'ero. Ah, eccolo qua, guardate com'è grandissima. Adesso, ah, che è successo? Vedi lo stemma sotto dei Ferillo? Sì. E invece, guarda sopra l'elmo... È enorme il drago. È enorme. E quindi qualche perplessità su questo enorme drago rimane. Ma andiamo avanti. Procedamos. C'è anche tanto di lapide. In che lingua? E chi lo sa? Non è stata decifrata. Ah, dove? Non è decifrata? No. Se ci vuoi provare. Ma è accanto al feretro? Questo non è il feretro. Cioè è accanto alla tomba? La tomba, semmai, il feretro è nata. Ma sarà una lingua copta? No, no, ma non fa parte né del copto, né l'ortodosso, né cioè sono simboli. Il cirillico. Ma chi lo sa? Comunque, io non sono un esperto di crittografia. Così, qualcuno ha fatto quella lapide e qualcosa voleva lasciar detto. Che è coeva al sarcofago. Sì, alla tomba. Alla tomba. Boh. Vabbè, sì, sicuramente qualcosa c'è scritto. È chiaro. Avanti. Chi è questa signora? È la moglie di Vlad. Vlad ha avuto delle mogli, ma non era questo. Delle mogli. Perché mettiamo il plurale? Perché erano diverse. Vabbè. Ma non tutte insieme. Una no, vabbè, ne sono convinto. Questa signora è la moglie di Giorgio Castiglio Tascanberg. Ha le mani piccole però. Vabbè, sarà il pittore che si è sbagliato. Che diventerà, vivendo il marito, regina in Albania. Però il marito muore. E quindi la vedova pensa bene di ritirarsi. L'Albania non era proprio un territorio... Semplice. No, tranquillo. Tranquillo. Basti dire solo un dato, che le case albanesi avevano i piani alti riservati alle donne, da cui si accedeva attraverso una scala esterna che poi si toglieva. E le donne non venivano perseguitate o uccise durante le faide. Al piano terra abitavano gli uomini e quelli venivano regolarmente accoppati, mo da una parte e mo dall'altra. Comunque questa signora, intorno al 1470, per alcuni, 80 per altri, viene portata a Napoli accompagnata da Alfonso Ferrillo. Un discendente. E il figlio di quello figlio. Del sepolcro. E lei a sua volta non viene sola, si porta presso una bambina di 7 anni, una certa Maria. Maria. Sì, come Maria per Roma. No, non significa niente, non lo so pure dire. Va. Questa Maria... O i Marii. O i Marii. Questa signora viene chiaramente portata dal re, perché poi il re e Skanderberg stavano in ottimi rapporti, ricevuta con tutti gli onori. Avrà un palazzo a Napoli di notevole rilevanza. Che esiste questa, ancora, in genere? Sì, sì, esiste. Questa presenterà questa bambina, questa Maria, come figlia del despota della Serbia. Chiaramente questa Maria non appartiene né al despota della Serbia né a un qualche altra cosa. E quindi chi era, in genere? Il re Ferrante o fa finta di non voler sapere o non sa effettivamente chi sia, accetta questa bambina come figlia di un nobile regnante da un'altra parte, l'accoglie come una specie di, viene praticamente ospite... adottata addirittura, sì, come un ospite nobile,
E infatti rimane a corto. Però sulla origine di questa ragazzina, che poteva avere 7-8 anni, nulla si sa. Si sa pochissimo. Per giunta siamo in un periodo storico che è un periodo di straordinarie mutazioni e conflitti. Basti dire che nel 1480 viene presa Otranto, che dà origine poi a tutta una guerra per la riconquista di Otranto. Nel frattempo le forze cristiane sbarcano a Valona, dove iniziano una controguerra dall'altra parte. Cioè sono anni caldi. Appunto. Abbiamo una domanda. RM, grande, che coppia. Buonasera RM, voglio la vostra live almeno una volta a settimana, pure se l'argomento sono i carciofi. Ci facciamo il cilar con i carciofi. Con il logorio. Grazie. Grazie al nostro amico, alla nostra amica che non conosciamo. Grazie. Dunque, stavamo dicendo che sulla effettiva paternità di questa ragazza regnano molte incertezze. Di certo la vedova di Scandenberg, che come ti dissi, come avevo detto, era un collega sostanzialmente di Vlad, probabilmente a questa donna viene affidata proprio da Vlad questa bambina, perché aveva la certezza assoluta che sarebbe stata accoppata, come del resto furono accoppati i due fratelli che aveva. E questa la pone in salvo in quel di Napoli, dove il re torna a ripetere, o non sa, o non fa vuole finta sapere, di sapere, anche perché su Vlad a questo punto gravava una bella scomunica. E se questa fosse stata dichiarata figlia di Vlad, la scomunica se la sarebbe portata il re di Napoli. Lei, è chiaro. Allora, onde evitare, nessuno sa, diciamo che questa si chiama Maria Balsa. Si su direbbe a Napoli zitta chissà pandesa. Bene. Ottimo. Ingegnere, una chiesa. Questa Maria Balsa, quando arriva in età matrimoniabile, cioè praticamente 7-8 anni dopo, perché a quell'epoca a 15 anni era più che sufficiente, si sposerà questo Alfonso Ferrillo, il quale avrà il feudo di Acerenza. Acerenza, in Calabria? Credo in Basilicata. In Basilicata, tra la Basilicata e la Calabria. Nozioni un po' confuse di geografia. No, è tra la Basilicata e la Calabria. Acerenza, ingegnere. Allora, ma mostra in Calabria, l'antico sito. Lei se lo sposa. Sì, non io. E diventa la contessa di Acerenza. Contessa di Acerenza. È chiaro. E quindi si trasferisce in questo feudo. In questo feudo c'è la cattedrale che è crollata da non molto. Per la vedo l'angeli. Grazie, l'hanno ricostruita. Ah, era crollata per il terremoto. Ok. Lei e il marito si danno da fare per ricostruire la cattedrale agli inizi del Cinquecento. Ed è sepolta? No. C'è la cripta dove sta sepolta questa Maria Balsa. Questa contessa. Se non che in questa cripta ci sta una serie di affreschi. Andiamo a vedere. Sempre innanzitutto sulla facciata della cattedrale ritorna. Ma può starci un drago su una chiesa? Cioè già questo sarebbe da interrogarsi. Può starci, ci sta. Vabbè. Come vedi è lo stesso emblema che sta. Che stava sul cappello, stava sull'elmo. Sì. Avanti. Ma qui diventa una cosa più divertente. Questa Maria Balsa, nonché contessa di Acerenza, suggerisce al pittore che dipinge, affresca la cripta, di essere presa a modello della Madonna. Poi l'usa ingegnere. Sì, per cui quella che noi vediamo come la come Madonna, una natività è l'immagine di Maria Balsa. Però ingegnere, anche l'aureola di santità. Lascia perdere l'aureola, che cosa tiene sul petto? Lo stemma con il rubino. Il rubino di Vlad. Hai capito? Vedi? Allora,
Quindi è la, veramente la, è una discesa. Ma veramente, è per quello che so io, quei rubini non è che si trovano per strada. Voglio allora, dire, scrive, sta... Edo, scrive Edo da Novara. Ingegnere Flavio, il principe Vlad aveva una sorta di fede religiosa demoniaca pagana o non ne aveva una in particolare? No, ne aveva una in particolare, cristiana, apostolica, cattolica, romana. Quindi era un pazzo. Era un credente assoluto. Ma, stavo guardate, pensando era un cretino assoluto. Se voi vedete... Svetlana Minoescu, buonasera Svetlana, Salvatore è un po' ingenuo, no? Cioè, voglio dire. Se voi vedete Putin, la prima cosa che ha fatto, ha ricostruito la cattedrale a Mosca che avevano fatto saltare in aria i bolscevichi. Poi non manca mai alle cerimonie religiose, cioè di, questi soggetti sono... di soggetti, ecco il titolo di quello che stiamo facendo stasera, l'impalatore devoto, perché a modo suo era devoto alla religione, anzi. Sì, era... ma là io vedo le aureole però. Ma sì, ma chiaramente il pittore doveva rappresentare una Madonna e utilizza come modella Maria Balsa. In più, dal momento che questa Maria Balsa, probabilmente per ricordo paterno, ci teneva a tenere questa sorta di medaglione o di spilla o di rubino, chiamalo come ti pare, il pittore la rappresenta... Chissà che fine ha fatto. Chi? Il rubino. Ci hanno fatto i rubinetti. Sì, domanda capatina, io non lo so. No, voglio dire... Lei, Salvatore, guardi, è terribile. No, ma perché è un diadema che diventa iconografico. Va bene, è rappresentativo. Andiamo avanti. Però, magari è sepolto nella tomba. Sì, aspetta che sepolino il rubino di quella grandezza. Facciamo la novella di Boccaccio. Ma dove era andato a Napoli per comprare i cavalli e ritorna con l'anello del vescovo, no? Te la ricordi? Sì. Meno male. Ingegnere. Avanti. Vedi, questo doveva essere il volto di Maria Balsa. Con tanto di... Di stemma. Di stemma, più che di stemma, di gioiello di famiglia. Di famiglia. Allora, qui si innesta una seconda tipologia di leggenda. A sua volta biforcuta. La prima dice, a un certo punto Maria Balsa riscatta il padre che non era morto nel 77 ma era stato fatto prigioniero dai turchi e lo fa venire a Napoli dove poi morirà di morte naturale. Per questo si dice sepolto qui. Seconda ipotesi. In quel sarcofago? Non si sa. Seconda ipotesi. Non riscatta Vlad da morto, da vivo. Ma da morto. Ma da morto. E lo porta a Napoli e lo fa seppellire nel sepolcro di famiglia. Dove? A Napoli o ad Acerenza? Batta la pesca. Una cosa è certa, che a un certo punto questa donna ha come ricordo di famiglia questo rubino. Il che lascia pensare che magari sarà tutta una coincidenza, però... È strano, avanti. Questa è la cripta. Che sta da Cerenza. Sì. Molto bello. Su questa cripta ci stanno poi diversi simboli curiosi. Avanti. Ma soprattutto ci sta quest'altro affresco, in cui c'è Santa Martina che ha i piedi sul drago. Ovviamente questa Santa Martina è sempre la contessa. Sento un muggito. No, stavo riflettendo sulla situazione. Un muggito. Però c'è il drago sotto. Sì. Il drago rappresenta il male, il demonio. E questa santa tiene i piedi sopra il drago che praticamente è stato sconfitto, schiacciato. Tipo San Michele. Tipo San Michele. Ma di figure religiose... che hanno sotto i piedi o il drago o qualche altro, a cominciare dalla Madonna con la falce di luna sotto i piedi, no? Sì, ma quello è il simbolo della... Della religione musulmana. Musulmana. La falce di luna. È un simbolo che compare dopo la battaglia di Lepanto. Questa dovrebbe indicare
se tutta l'ipotesi ha una sua consistenza, che la figlia a un certo punto rinnega questa forma di crudeltà diabolica del padre. La interpretazione dell'immagine. Sì. Praticamente è una santa che schiaccia questa figura demoniaca che si trova sotto i suoi piedi. La figura demoniaca dovrebbe rappresentare in qualche modo l'atteggiamento paterno, cioè sì, quella, o perlomeno il modus vivendi del padre. Però resta il fatto che se avesse ripudiato realmente il credo paterno o il modus vivendi paterno, sempre il rubino, non portava il medaglione appeso al collo. Quindi, scrive Enzo Esposito, Vlad era spietato, ma credo che i turchi nemmeno scherzavano. Vlad, diciamo, che si faceva rispettare. Sì, il punto era quello che avevo detto all'inizio, cioè per terrorizzare i turchi, che a loro volta terrorizzavano quelle zone e quelle popolazioni, occorreva continuamente agire in maniera persino più spietata dei turchi. Ecco perché si arriva a questa esasperazione, arriviamo a quell'esercito tutto impalato, 20.000 uomini, oppure quell'altro di notte, 15.000 distrutti di notte nell'accampamento, oppure gli emissari del sultano con il turbante inchiodato in testa. Insomma, Vlad riesce a terrorizzare i terroristi, il che sembra un paradosso, ma questa il nocciolo di questo comportamento di un personaggio storico che alla fine, a forza da fare il criminale, viene trasferito per la sua crudeltà a un personaggio fantastico, protagonista di un romanzo. Che poi, vedete, questo è lo stemma di Ferillo e della moglie Balza nel quadrato dei Ferillo, riconosciamo quella V bella. Sì. Invece nel quarto della moglie, se la regia ci riesce. È possibile ingrandire, sì. Non lo so, vediamo se ci... Ecco, però deve scegliere. Vedi, ci sta lo stesso Nassella, ma ci sta il dragone. Il dragone, lo vedi? Eccolo là, sì. Allora... c'è quest'unione matrimoniale. Mito, leggenda e storia. Mito, leggenda, storia. Che si fonde... coincidenze, chiamale come ti pare, però una cosa è certa, che questi personaggi sono realmente vissuti. Che un certo Vlad III... Vlad III è realmente esistito. Il soprannome Tepes gli sarà dato alla metà del Cinquecento. Quindi l'impalatore. Sì, l'impalatore, ma è posteriore. Questo personaggio viene ritenuto non solo un eroe nazionale rumeno, ma addirittura un benefattore della Chiesa, un protettore. Ma contro i turchi non è che tu potevi andare lì e dire rosario, cioè si fronteggia un terrorismo con un controterrorismo ancora più spietato. Che poi l'uomo ci prende dice la Leonardo, mano. Chiedo scusa, ingegnere, ci fa una puntata extra dove ci parla dell'attualità della guerra in Ucraina con un'impostazione storica? Mi interesserebbe la sua opinione, possiamo anche farla. Dobbiamo sentire la regia, non dipende da me. Penso che dalla regia già arriva il semaforo verde col placet. Io ringrazio Leonardo per... Io al secolo, come sapete, faccio lo storico militare. E allora, ingegnere, la possiamo fare anche come prossimo appuntamento, facendo... Fatemi sapere e io... Con piacere. Vedete, quella zona orientale dell'Europa è sempre stata una zona altamente calda, critica. Una polveriera. Calda, tragica. Per cui non c'è da stupirsi di niente. Ho fatto vedere come il sultano pretendeva i tributi dai vassalli. Putin pretende che i vassalli, anche se sono stati sovrani, rispettino le sue cose. Siamo nelle stesse condizioni. Ora provate a immaginare. Ci scrive Alexandra, ciao Alex, buonasera. Con professori come Flavio Russo imparare l'italiano diventa una esigenza
intellettuale, credo. Complimenti dalla penisola iberica. Grazie a te, Alexandra. Ricambio, ringrazio. E concludo. Questa situazione, probabilmente da un certo momento in poi, a Vlad gli sfugge di mano, come tutti i criminali, comincia a provare gusto nelle varie esecuzioni, stragi, supplizi e cose del genere, per cui non ne riesce più a fare almeno a nessun livello. E a quel punto là la figura effettivamente si trasforma. Ci scrive sempre Vincenzo Forte, come racconta Ivo Andrić, le madri arrivavano a storpiare i figli pur di non farli adottare dai turchi. Grazie Vincenzo. Questo dell'adozione dei turchi in effetti non era un'adozione, era una sorta di decima che le popolazioni cristiane pagavano, dovevano pagare, con dei figli maschi che venivano arruolati tra i giannizzeri. Quindi, pur di evitare questa specie di tributo, venivano come prima nella prima guerra mondiale, ogni tanto qualcuno si sparava all'indice, perché se ti mancava l'indice non potevi usare il fucile. E quindi non potevi essere chiamato. E andavi davanti al plotone d'esecuzione, però, perché sta storia l'avevano capita. Ok? Bene, penso che siamo arrivati veramente alla conclusione anche di questa puntata. Lo avevamo detto all'inizio e penso lo abbiamo confermato nei fatti. È stata una puntata veramente intrigante, seria, suggestiva. Seria. Ci abbiamo provato ad essere seri, ma il colpo basso, il missile basso parte sempre, perché non si può scrivere un appunto che mi fate trovare, insomma, perso tra orifizi, fori e piazze, e omnia fora per tuggia est. Imperiali. Ottimo ingegnere, anche quelli di Pompei. Io ringrazio la nostra comunità di telespettatori, ringrazio gli amici che sono stati in nostra compagnia e ci hanno scelti anche questa settimana con la rubrica Dentro la Storia, terza stagione, terzo appuntamento, il Conte Vlad, il principe Vlad, un impalatore devoto, un titolo suggestivo che poi nei fatti veramente ha destato le attenzioni di tutti. Ritorniamo allora, ingegnere, cogliamo il suggerimento di Leonardo, ritorneremo con un focus di approfondimento, ecco, dentro la storia, anche per questa tristissima pagina di attualità storica della guerra in Ucraina, che ci colloca in questo particolare... Anche a metà settimana, mi dicono anche dalla regia. Anche per un motivo che una cosa del genere è in divenire, è in divenire. Finché è in corso, se facciamo finire la cosa... Allora ci organizziamo sicuramente per durante la settimana, con previo appuntamento dalla regia e comunicazione, per fare questo focus di approfondimento. Ringrazio tutti, vi ricordo che se la nostra trasmissione, i nostri programmi vi piacciono, di cliccare il vostro like, e saluto l'ingegnere. Ingegnere, a ritrovarci. Buonasera a tutti. Buonasera a tutti quanti voi, appuntamento alla prossima settimana. Buonasera da Flavio Russo, Ciro Gaglione e Salvatore Perilli.